Signori, buonasera. È stato un torneo lungo, è stato un torneo difficile, è stato un torneo pieno di insidie, ma queste due squadre si sono dimostrate più forti delle altre. Si sono dimostrate le due squadre più complete del mondo, Juventus e Barcellona. Si giocano la Coppa dell'Elite d'Europa. Direi che ogni parola in più è sia superflua. È una partita dove tutta la stagione può valere, può venire fuori qualsiasi cosa. Si gioca nello splendido Celtic Park di Glasgow. Juventus, Barcellona. Questa è la coppa che verrà alzata solo da uno dei due capitani. Ed è iniziata. Juve in maglia bianconera, Barcellona in maglia gialla. È la finale della Coppa dell'Elite d'Europa. Ci si gioca veramente tutto. E subito Barcellona che fa vedere subito un buon pressing e un buon palleggio. La Juve recupera palla. Subito due squadre che non si risparmiano contrasti. Bentancur allarga subito per Ronaldo, la Juve corre, corre tanto, Ronaldo cerca sul primo palo, palla sull'esterno della rete, primo squillo e di CR7 che se la gioca con Messi. Ter Stegen, Arturo Vidal, Dembélé, Dembélé, arriva Rabiot, arriva Rabiot, arriva Rabiot, bravissimo, rimessa laterale per il Barcellona dice l'arbitro, qualche dubbio mi è venuto ma... Palla per Arthur. Arthur e Pjanic oggi si scontrano per il trofeo. Poi ad agosto, fine agosto, dopo la vera Champions League, verranno scambiati. Rakitic. Pallone in mezzo, non è male. Attenzione perché Barça ha anche grandi tiratori. Dembélé perde forse un tempo di gioco. Messi. Messi, oh mamma mia, Messi. Bravissima la Juve ad uscire, palla al piede. Poi esagera ancora Dybala. Dybala riesce bene però a dare il pallone per Alexandro che fa correre sempre. Cristiano Ronaldo, ma stavolta Lenglet chiude bene. Ter Stegen rinvia subito. La Juve recupera palla immediatamente, ma Barça veramente. Stiamo vedendo una squadra organizzatissima, veramente forte. Attenzione, ci si scontra in area. Attenzione, Messi. Ancora la Juve riesce a chiudere bene, a tenere a bada l'uomo più pericoloso. Dybala non riesce a tenere un pallone su. Matuidi, per l'arbitro non c'è fallo, anche perché mi sembrava oggettivamente un tuffo bello e buono del centrocampista del Barça. Poi Ronaldo, qua su Vidal, ma tiene Ronaldo, pazzesca giocata di Ronaldo, parata e c'è il gol della Juve, il gol della Juve, ha segnato Federico Bernardeschi al 29esimo, Juventus 1, Barcellona 0, incredibile, lampo di Ronaldo e gol, la porta vuota di Federico Bernardeschi, ma rivediamo. La trattenuta di Vidal ha cercato in tutti i modi di fermarlo. Ronaldo, gran giocata. Ter Stegen, miracoloso sulla ribattuta, il più veloce, l'unico ad arrivarci. Federico Bernardeschi, la Juve avanti 1-0. La Juve avanti 1-0. Adesso palla per Lenglet. Arthur. Gioca Vidal. Dembélé. Arthur. Ancora chiusura di Bentancur che la mette subito per Ronaldo. Ronaldo fa correre Paulo Dybala. Attenzione, se posizione regolare può sembra buona. Mamma mia, Dybala proprio fuori forma completamente. Ter Stegen esce, lo travolge, prende palla. Peccato perché anche questa era un'ottima azione per la Juve. Bravo Rabiot a vincere anche questo rimpallo. Bernardeschi dentro per Dybala. Questo forse è fuori gioco, ma anche se non lo fosse, che brutto tiro di Paulo Dybala. Infatti, era fuori gioco. Intanto, vedete, conferma. 38 minuti di gioco, Juventus 1, Barcellona 0, Ter Stegen rinvia. Bonucci. Palla venuta fuori da Suarez. Messi. Szczęsny, 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 Szczęsny. Ben piazzato, non era un tiro così eccezionale quello di Lionel Messi. Rabiot perde. Palla ancora Rabiot, ancora la Juve. Stiamo facendo fatica a stare su col pallone. Bonucci, via il pallone, finisce il primo tempo, 1-0 per la Juve, lo sta decidendo Federico Bernardeschi, una finale qui a Celtic Park, veramente bella, abbastanza equilibrata, la sta decidendo la giocata di Ronaldo che ha messo nelle condizioni di Bernardeschi di segnare a porta vuota l'1-0, è già iniziato il secondo tempo. Vediamo Barcellona giocare subito palla. Griezmann. Matuidi, bravissimo Matuidi, bravissimo. Poi ancora giro, bellissimo per Bernardeschi. Bravissimo
Bernardeschi riesce. Attenzione perché va fuori tempo clamorosamente Piqué. Palo pazzesco di Federico Bernardeschi, ha sfiorato il 2-0 la Juve. Poteva essere la pietra tombale della finale, incredibile. Coppa dell'Elite d'Europa, finale Juventus-Barcellona, la Juve sta decidendosi. Sta vincendo 1-0 col gol di Federico Bernardeschi. Sicuramente tra poco ci saranno i cambi. Attenzione a Griezmann, Bonucci. Arriva, svetta la da Szczęsny che la dà subito verso Rabiot, arriva però Ronaldo, l'appoggio per Rabiot è un po' lungo, mettiamo subito in campo i giocatori fuori Dybala, anche oggi negativo purtroppo, dentro Douglas Costa e fuori Bentancur, dentro Miralem Pjanic, futuro sposo proprio del Barcellona. Tre cambi in contemporanea al 60esimo per cercare di finirla qui, insomma, per cercare di portarla a casa. Brutto errore qua di Vidal. Allora, Rabiot, 61 minuti di gioco. Rabiot, Pjanic, Ronaldo, palla per Alexandro. Alexandro vede dall'altra parte Higuain e Ter Stegen aveva fatto un prodigio, ma Higuain era in fuorigioco. Ma che parata aveva fatto Ter Stegen. Al di là del fuorigioco veramente impressionante, tanto esce Arthur, entra Busquets, quindi giocato 30 secondi contro Arthur e Pjanic. Rinvio di Ter Stegen. De Ligt, mamma mia che stacco, fallo per il Barcellona. Ah, perché è fuorigioco di Higuain, ok. E qua ragazzi, Higuain può rischiare di andare in porta. Lenglet, rinvio, 65 minuti di gioco. Higuain, bella a largo per Costa, la deve tenere Douglas, la deve tenere, bravo Douglas Costa qua a cercare la bandierina. Mancano 20 minuti, abbiamo tempo per giochicchiare adesso, senza rischiare però nulla. Bravo Douglas, cerca il cross, Ronaldo anticipato, peccato perché era una buona palla. Altro, la pallone lungo, De Ligt, veramente mostre su questi palloni. E però poi Higuain non riesce a prendere il pallone. Bonucci, Matuidi, bravissimo Matuidi. Higuain gira per Douglas Costa, la va a mettere sulla bandierina praticamente Douglas Costa, che poi prova addirittura a entrare in area. Douglas Costa, tiro deviato. Sarà calcio d'angolo per la Juve e i minuti sono 80 e i minuti passano. La Juve vuole l'impresa, vuole portare a casa questa meravigliosa coppa che amplierebbe ancora di più il suo palmarès internazionale. Ronaldo gira palla per Juan Cuadrado, Juan Cuadrado cerca il pallone, Scavino, Rabiot! Mamma mia, Rabiot ha sfiorato un mondo gol, non un euro gol. Palla fuori, peccato perché poteva veramente mettere la pietra tombale su una partita comunque sofferta. Meglio la Juve, ma insomma, Barcellona è il Barcellona, Higuain fa anticipare, allora Vidal sembra stanco, anche Arturo Vidal, Rakitic, Busquets, Vidal. Taglia dentro Vidal, De Ligt con calma per Szczęsny. Tempo da recuperare, vediamo quanto saranno 4 minuti. 4 minuti di sofferenza forse. Douglas Costa, meraviglioso. Meravigliosa partita di Douglas Costa. Ora Matuidi, Matuidi fino in fondo, fa passare il pallone. Gonzalo Higuain, Gonzalo Higuain, Gonzalo Higuain per Ronaldo, forse fuori gioco. Ronaldo segna. Ed è tutto buono, Cristiano Ronaldo 2-0. Finisce qui, la Juve vince la Coppa dell'Elite d'Europa. Azione meravigliosa di Douglas Costa, meravigliosa giocata di Higuain. Non so come fosse in movimento Ronaldo, ma Ronaldo fa un grandissimo gol nella finale, nella partita più importante. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 2-0 ed è finita. La Coppa dell'Elite d'Europa va a Torino. Dopo la Hypercup, altro successo internazionale eSport, bellissima emozione, bellissima partita, Barcellona annichilito, partita tattica, bellissima, compatta, Juve che prende 3 gol in tutto il torneo, una a Bergamo ed è l'autorete di De Ligt, le due col Madrid Chamartin, ma poi basta, la Juve vince, vince bene, vince meravigliosamente 2-0, una finale splendida. I giocatori qua alzano Ronaldo, il re dei re del calcio assolutamente. E adesso attendiamo l'alzata del trofeo che arriva ora. Eccola qui!
la Juve vince la Coppa dell'Elite d'Europa. Ragazzi, grazie per aver visto questa rubrica, ovviamente rimanete aggiornati perché ci saranno altri tornei, altre bellissime rubriche, anche con PES. Io vi saluto, iscrivetevi al canale, like al video e fino alla fine, forza Juventus!